Allora, buona domenica, il mago Perseo, no? Però qui si parla praticamente di una canzone che è arrivata ai massimi livelli dalla casa del Grande Fratello VIP nel 2017, quando ha partecipato Cristiano, e pensavo di farti fare una canzone proprio dal suo produttore, l'arrangiatore che abita dove c'è la villa di Celentano, e di portarti lì e di produrti una canzone. Cosa ne dici? Ne possiamo parlare o no? Io so la storia della canzone, mi sono innamorato di tuo marito, era dedicata al marito della Vanna, del calciatore Icardi, e quindi non lo so, devo pensarci, perché come dire, Icardi non è proprio il mio tipo, la mettiamo giù così. Però noi ti facciamo una canzone apposta per Sì, va te, eh. bene, la facciamo sicuramente. Allora, a parte questo, grazie, sei sempre un amico. Cosa bolle in pentola, insomma? Tu hai tanti progetti, adesso cosa? So che stai preparando delle cose meravigliose. Sì, c'è in effetti una cosa che sarà un po' particolare che dividerà molto la gente, perché vado sul trash e qui ragazzi, non so, ma devo proprio andare in quella direzione, io, ma devo dirlo veramente, sì. Vabbè, guarda Andrea, farò una canzone sul limonare, sul trombare Andare in Caporella. e sull'andare in camporella, non so, la volete sta canzone? Boh, va bene, non ho critiche, forse non ho critiche qui a Zimone, non lo so, cosa ne dici? No, ne dico perché, insomma, a Zimone si va in Camporella, no? I boschi ci sono, e quindi, insomma. No, io ho apprezzato molto il video che hai fatto raccontando questa cosa, perché il suo concetto di trash è un concetto, come dire, di genuinità, di sincerità. E cosa c'è di, insomma, meno bello o più bello che non il volersi bene, andare in Camporella, limonare, trombare e andare in Camporella? Ok, aspettiamo la tua prossima canzone. Grazie, 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 grazie. È un personaggio, Leandro, troppo forte, troppo forte. Allora,